io dobbiamo dare atto che nelle more erano intervenuti un paio di operatori di due emittenti televisive che avevano chiesto di poter partecipare, ovviamente nel senso di fare una ripresa. Non sono stati autorizzati perché c'è bisogno, insomma, che ci sia su questo un eventuale contraddittorio dalle parti. Se c'è il consenso ne diamo atto, gli consentiamo le riprese, altrimenti, diciamo così, facciamo una valutazione di tipo diverso. Ci sono problemi? Quindi diamo atto. Quindi. Dunque, chi erano gli operatori? Angela, scusi. Erano l'operatore della troupe, però diamo atto che sono. Scusate. Allora, diamo atto. Sì. Ce l'hanno il Green Pass? Sì, ma Discovery era già stata autorizzata in precedenza, è già autorizzata da tempo Discovery, c'era la 7 forse. Rai News. No, Rai News erano state già autorizzate. Ok, va bene, allora quindi erano intervenute praticamente stamattina, insomma in questi 2 giorni, quindi allora diamo atto che sono intervenute le richieste delle truppe televisive, delle emittenti la 7 Rai per. La redazione del TG1, quindi le emittenti sono relativi appunto a Rai, redazione del TG1 e la 7, con richiesta di essere autorizzati alle riprese audiovisive dell'udienza finale del processo. Sentite le parti che nulla osservano, quindi il Tribunale autorizza le suddette riprese, ai sensi dell'articolo 147, le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Mi sembra l'autorizzazione esclusivamente per l'aula di udienza, perché c'erano stati alcuni imputati che in passato avevano chiesto di non essere ripresi, quindi in questa fase non è possibile andare a fare troppe precisazioni, quindi la ripresa è esclusivamente per l'aula di udienza, d'accordo? Sì. Sì. Sentite meglio, va bene, penso che sia possibile in questo momento. Sì, no, mi rendo conto, la distanza è più la mascherina. Allora, nella lettura del dispositivo si darà conto di come l'ordine alfabetico degli imputati, lo dico perché, insomma. Allora, visti gli articoli 533, 535 CP, dichiara Bellardini Alberto e Bellardini Sabrina colpevoli del reato loro in concorso ascritto al capo SS ed escluse l'aggravante e la recidiva contestate, condanna ciascuna alla pena di 2 mesi e 6 di reclusione. Bellardini Alessandro, colpevole dei reati lui ascritti ai capi SS e TT, esclusa l'aggravante di quell'articolo 416 bis.1 codice penale, unificate le condotte nel vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva contestata, per l'effetto lo condanna alla pena di 4 mesi e 7 di reclusione. Casamonica Antonietta, colpevole del reato di cui al capo UUU, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la condanna alla pena di 7 mesi e 6 di reclusione. Casamonica Asia Sara, colpevole dei reati di cui ai capi RRR, SSS e TTT, esclusa l'aggravante della agevolazione mafiosa, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di 2 mesi e 3 di reclusione. Casamonica Celeste e Spada Lizio, colpevoli dei reati loro in concorso ascritti ai capi 3J, 3L e 3M e del reato di cui agli articoli 81 capoverso, codice penale 73, quinto comma DPR 309/90, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo KKK, e unificate le condotte nel vincolo della continuazione, escluse la continuazione interna al capo LLL e la recidiva loro contestata, condanna ciascuno alla pena complessiva di 8 mesi e 10 di reclusione ed euro 3.100 di multa. Casamonica Consiglio, colpevole dei reati di cui i capi A, B, C, F, M, N, O, Q, E, esclusa la recidiva contestata, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di 17 mesi e 7 giorni 15 di reclusione. Casamonico Domenico, colpevole dei reati di quei capi A, D, E, G, 3U, 3Z, 4A, 4B, 4C, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, esclusa la cessione a Taledario del 22-6-2017,
4O esclude la cessione del 21 e del 28 aprile 2017 e del 23 maggio 2017. PPPP esclusa la cessione il 17 marzo 2017 e ritenuta la recidiva contestata, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 30 di reclusione. Casamonica Emanuele, colpevole del reato di cui al capo VVV, in esso assorbita la contestazione di cui al capo WWW, è riconosciuto le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Casamonica Enrico, colpevole dei reati di quei capi AXH, esclusa per tale capo l'aggravante del metodo mafioso, è ritenuta la recidiva contestata, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 15, mesi 6, giorni 15 di reclusione. Casamonica Gina, colpevole del reato all'è scritto al capo RRR della rubrica, ed esclusa l'aggravante contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, la condanna alla pena di 2 mesi 3 di reclusione. Casamonica Giovannina, classe 1976, colpevole del reato di cui al capo F e per l'effetto della condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 5.000 di multa. Casamonica Giovannina, classe 80, colpevole del reato di cui al capo UUU e riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la condanna alla pena di anni 7 di reclusione. Casamonica Giuseppe, 11 giugno 1972, colpevole dei reati coi capi AKS, esclusa per tale capo l'aggravante del metodo mafioso, Y del reato di quel capo, di quegli articoli 110, 56, 610, secondo comma, 339, primo comma, 416 bis.1 codice penale, 71 decreto legislativo 159 del 2011, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo KK, è ritenuta la recidiva reiterata contestata e unificate le condotte nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 20, mesi 6, giorni 15 di reclusione. Casamonica Giuseppe, 18 giugno 72. 18 aprile, scusate, 72. Colpevole dei reati a lui iscritti ai capi WWE XX, esclusa la recidiva contestata, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, le condanna alla pena di anni 8, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Casamonica Guerrino, colpevole dei reati di quei capi AUUTU, esclusa l'aggravante di quell'articolo 644, quinto comma numero 3 del codice penale, per il capo VVV, in esso assorbito quello del capo WWW, XXX, DDDD, ed esclusione del 27 febbraio 2016, FFFF, GGGG, HHHH, SSSS, ad esclusione degli episodi di cessione di droga nei confronti di Fabiani Alessia, di Corsatto Deborah, limitatamente agli episodi del 31 marzo 2017 e 4 aprile 2017, di Brikic Violeta, di tale Deborah, limitatamente agli episodi del 24 marzo 2017 e 31 marzo 2017, Cese Massimiliano, limitatamente all'episodio del 7 aprile 2017, ritenuta la recidiva contestata, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 16, mesi 7, giorni 15 di reclusione. Casamonica Lauretta, colpevole dei reati di quei capi ZZ, BBB, CCC, DDD, esclude l'aggravante di quegli articoli 629, 628,3, numero 3, codice penale, la continuazione interna ai capi BBB, CCC e DDD, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 8, mesi 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa. Casamonica Liliana, colpevole dei reati di quei capi ASBB, HHII, UUU ed esclusa la recidiva contestata e l'aggravante del metodo mafioso in relazione ai capi BBSHH, unificati i reati nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 17, mesi 9, giorni 15 di reclusione. Casamonica Luciano, colpevole dei reati di quei capi FZAAA, BBB, CCC, esclusa per tutti l'aggravante di quegli articoli 628,3 numero 3, 629,2 del codice penale, l'aggravante della agevolazione mafiosa per i reati di quei capi AAA, BBB e CCC, esclusa altresì la continuazione interna per i reati di quei capi BBB e CCC, ritenuta la recidiva contestata, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 12, mesi 9, giorni 15 di reclusione ed euro 5.950 di multa. Casamonica Massimiliano, colpevole dei reati di quei capi AJT, W, scusa l'aggravante dello stato di bisogno per il solo capo W, CGJ, del reato di quegli articoli 110, 56,
610 secondo comma, 339 primo comma, 416 bis punto 1 codice penale, il 71 decreto legislativo 159 del 2011 e del reato di cui all'articolo 74 commi 2 e 4 del DPR 309/90, così diversamente qualificati i fatti contestati ai capi KK e UUU, nonché del capo RRRR, il ritenuto della recidiva contestato, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 19, mesi 4, giorni 15 di reclusione. Casa Monica Pasquale, colpevole dei reati di quei capi A, J, J, del reato di quegli articoli 110, 56, 610, secondo comma, 339, primo comma, 416 bis punto 1 codice penale, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo KK e del reato di detenzione aggravata di armi contestato all'udienza del 16/2/2021 e ritenuta da recidiva contestata, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 23 e mesi 8 di reclusione. Casa Monica Rosaria, colpevole di reati a lei iscritti ai capi WW, WW e YY, escluse la continuazione interna al capo WW e l'applicazione della recidiva, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 7, mesi 10 di reclusione ed euro 3.200 di multa. Casa Monica Salvatore, classe 76, colpevole dei reati di cui agli articoli A, QQ, RR, SS e TT, escluse le aggravanti di quell'articolo 416 bis punto 1 del codice penale per i soli capi RR, SS e TT, UU e ritenuta la recidiva contestata, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 25, mesi 9, giorni 15 di reclusione. Casa Monica Salvatore, classe 1988, colpevole del reato di quell'articolo 74,2 DPR 309/90, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo UUU dell'imputazione. Esclude le aggravanti dell'essere l'associazione armata, del numero degli associati superiore a 10, della finalità dell'agevolazione. Dei reati di cui è il capo QQQQ, esclusa la cessione all'Anzimarchio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 3 di reclusione. Coppola Simone, colpevole del reato lo ha scritto al capo AA della rubrica ed esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Dottoressa Domenico, colpevole del reato lo ha scritto al capo GG della rubrica e per l'effetto lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione. Di Bartolomeo Cotalto e di Bartolomeo Luca, colpevole dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi di D e DT dell'imputazione ed esclusa l'aggravante contestata, li condanna ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione. Di Filippo Silvio, colpevole dei reati di cui ai capi UUU, escluse l'aggravante e l'agevolazione mafiosa dell'essere l'associazione armata, ZZZ, AAAA, KKKK, OOOO, escluse le cessioni del 21 e del 28 aprile 2017 e del 23 maggio 2017, PPPP, escluse la cessione dell'8 maggio 2017, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti residue, unificati i reati nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 22, mesi 1 di reclusione. Di Silvio Gelsomina, colpevole dei reati alle iscritte ai capi NNN, PPP e QQQ, esclusa la continuazione interna ai capi PPP e QQQ, la condanna alla pena di anni 11, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 4.667 di multa. Morelli Concetta, colpevole dei reati di quei capi GGG e HHH, esclusa l'aggravante contestato, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.500 di multa. Proietti Lucia, colpevole del reato alle iscritte, scusa l'aggravante contestata, la condanna alla pena di anni 2 di reclusione. Spada Celeste, colpevole dei reati alle iscritte ai capi UUU e TTTT, esclusa l'aggravante delle armi e delle recidive, riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di valenza nei limiti di cui all'articolo 416 bis punto 1 secondo comma codice penale, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 12, mesi 3 e giorni 20 di reclusione. Spada Cristina, colpevole dei reati alle iscritte ai capi WWW e XXXX, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, perfetto la condanna alla pena di anni 6, mesi 1 di reclusione ed euro 28.000 di multa. Spada Domenico, colpevole dei reati di cui ai capi HIFFLLMM, scuse le aggravanti all'agevolazione mafiosa e quella di quell'articolo 628,3 numero 3 del codice penale, ritenuta la recidiva specifica contestata, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 12, mesi 11 di mesi 1 di reclusione ed euro 4.600 di multa. Spada Ottavio, colpevole dei reati allo iscritti ai capi HIFFFUUU,
4T, 4U, 4W, 4X, nonché del reato di quegli articoli 56, 629, primo comma, codice penale, esclusa l'aggravante della minaccia proveniente da persona facente parte di associazioni di stampo mafioso, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo 4Y, ritenuta la recidiva specifica contestato, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 15, mesi 11 di reclusione. Tolli Massimiliano, colpevole del reato di cui al capo UUU, escluda la recidiva contestata e l'aggravante all'essere l'associazione armata, riconosciute le attenuanti generiche, valutate con giudizio di valenza nei limiti di quell'articolo 416 bis.1, secondo comma del codice penale, lo condanna alla pena di anni 12, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Tolli Katia, colpevole dei reati di quei capi UUU e 4G, riconosciute le attenuanti generiche valutate con giudizio di valenza nei limiti di quell'articolo 416 bis.1, secondo comma del codice penale, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 12, mesi 10, giorni 20 di reclusione. Vecchio Andrea, colpevole dei reati allo iscritti ai capi UUU, escluse tutte le aggravanti contestate, ad eccezione di quella costituita dal fatto che tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, 4B e 4N, escluse le condotte di cessione del 16 e del 22 giugno 2017. Riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante residua, unificate le condotte nel vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 11, mesi 1 di reclusione. Vitale Cristiano, colpevole del reato di cui al capo R, ed esclusa l'aggravante di quell'articolo 416 bis.1 del codice penale, lo condanna alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione. Zaccaro Vito Nicola, colpevole del reato di cui al capo FFFF, esclusa la recidiva contestata e ritenuta le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena complessiva di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 19.000 di multa. Visto l'articolo 535 CPP, condanna altresì i sovraindicati imputati al pagamento delle spese processuali e pro quota al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere. Visto l'articolo 163 del Codice Penale, concede a Di Bartolomeo Luca, Proietti Lucia e Casamonica Cesaro la sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge. Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara Casamonica Emanuele, dell'Orefice Domenico, Zaccaro Vito Nicoli, interdetti dai pubblici uffici per la durata degli anni 5, Bellardini Alessandro, Casamonica Celeste, Casamonica Antonietta, Casamonica Consiglio, Casamonica Domenico, Casamonica Enrico, Casamonica Giovanina classe 1976, Casamonica Giovanina classe 1980, Casamonica Giuseppe 11 giugno 1972, Casamonica Giuseppe 18 aprile 1972, Casamonica Guerrino, Casamonica Lauretta, Casamonica Liliana, Casamonica Luciano, Casamonica Massimiliano, Casamonica Pasquale, Casamonica Rosaria, Casamonica Salvatore classe 1976, Casamonica Salvatore classe 1988, di Filippo Silvio, di Silvio Gelsomina, Spada Lizzo, Spada Celeste, Spada Cristina, Spada Ottavio, Spada Domenico, Tolli Massimiliano, Tolli Cadia, Vecchio Andrea, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Visto l'articolo 103 del Codice Penale, dichiara Casamonica Domenico, Casamonica Giuseppe 11 giugno 1972, Casamonica Giuseppe 18 aprile 1972, Casamonica Guerrino, Casamonica Liliana, Casamonica Massimiliano, Casamonica Pasquale, Spada Domenico, delinquenti abituali. Visti gli articoli 199 e seguenti del Codice Penale, ordina l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 2 nei confronti degli imputati Casamonica Domenico, Casamonica Giuseppe classe 11 giugno 1972, Casamonica Massimiliano, Casamonica Pasquale, Spada Domenico. L'applicazione della misura di sicurezza e la libertà vigilata per la durata di anni 3 nei confronti degli imputati Casamonica Consiglio, Casamonica Guerrino, Casamonica Liliana, Casamonica Luciano, Casamonica Pasquale, Casamonica Salvatore, classe 1976, Casamonica Salvatore, classe 1988, di Filippo Silvio, di Silvio Gelsomina, Spada Celeste, Spada Ottavio, Tolli Massimiliano, Tolli Cade, Vecchio Andrea, e quindi la libertà vigilata. L'applicazione della misura di sicurezza e la libertà vigilata per la durata di anni 1 nei confronti degli imputati Casamonica Celeste, Spada Lizio, Casamonica Giuseppe, classe 18 aprile 72, Casamonica Lauretta, Casamonica Rosaria. Visti gli articoli 240 e 240 bis del Codice Penale, ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente della manite sequestrata nei confronti di Spada Lizio. La confisca delle quote della Tris SRL sequestrate nei confronti di Casamonica Giuseppe, classe 11 giugno 72, con verbale 17 luglio 1918, nonché di eventuali altri cespiti patrimoniali relativi alla società, la confisca del 50% delle quote della 2M Fashion SRL sequestrata a Casamonica Liliana,
con verbale il 17 luglio 18 degli eventuali cespiti patrimoniali relativi alla società, la confisca del 100% delle quote della Luisa SRL sequestrate a Casa Monica Massimiliano, con verbale del 17 luglio 2018, nonché di eventuali altri cespiti patrimoniali relativi alla società, la confisca della somma di euro 6.120 sequestrata all'imputata, Morelli Concetta, la confisca degli orologi, delle somme di denaro e degli oggetti preziosi sequestrati a carico di Spadalizio, con verbali del 16 maggio 2019, la confisca degli orologi e degli oggetti preziosi della somma di denaro depositata nel libretto FUG numero 595330, sequestrati a carico di Casa Monica Consiglio, giusta decreto giudice per le indagini preliminari del 26 giugno 2018, la confisca dell'autovettura Smart Coupé targata Y522RX, sequestrata a carico di Casa Monica Antonietta, con verbali del 18 luglio 2018. La confisca dei beni strumentali della società 2M Fashion SRL sequestrata nei confronti di Fritella Alessia con verbale del 6 agosto 2018, la confisca degli orologi e degli oggetti preziosi, delle somme di denaro e delle polizze assicurative e delle provviste dei conti correnti sequestrati a carico di Casa Monica Giuseppe 18 aprile 72 Casa Monica Rosaria, la confisca dell'autovettura Volkswagen Golf targata FM102ND sequestrata a carico di Casa Monica Rosaria, la confisca dello Ius Pulcri nell'area di cimiteriale numero W12 del Comune di Ciampino, di quella concessione comunale rilasciata in data 18/4/2007 in fuori di Casa Monica Rosaria, del manufatto ivi edificato, salvo il diritto dell'imputato di disporre la traslazione altrove delle salme, ivi tumulati, ad esercitare il diritto di culto dei defunti, fino alla irrevocabilità della sentenza, salvo altresì l'eventuale revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale competente, la confisca della dottura Audi A4 avantargata EM332BW intestata a Casa Monica Consiglio, nata a Frascati 10/10/97, sequestrata in data 13 maggio 2019. La confisca degli orologi, delle somme di denaro dell'autovettura Smart targata IT308KV, sequestrate a carico di Casa Monica Giuseppe 11 giugno 72 e tollicate. La confisca della somma di denaro depositata nel libretto FUG numero 595325, sequestrata a carico di Casa Monica Guerrino, con verbale del 19 luglio 2018. La confisca degli oggetti preziosi della autovettura Fiat 500 DL010 codice penale, codice CP, sequestrati a carico di Casa Monica Liliana, con verbale del 17/7/2018. La confisca degli orologi della somma di denaro depositata nel libretto FUG numero 595327, sequestrate a carico di Casa Monica Luciano, con verbale 17 luglio 2018. La confisca degli orologi della somma di denaro depositata nel libretto FUG numero 585343, nonché lo 80% delle quote della società all'angolo del Puida SRL, di eventuali altri cespiti patrimoniali di essere relativi, nonché delle somme residue giacenti sul conto corrente aperto da parte dell'amministrazione giudiziaria per fronte alle spese di gestione della società, sequestrate a carico di Casa Monica Lauretta, con dissequestro e restituzione all'avente diritto Spinelli Vincenzo il 20% delle quote dei cespiti e delle somme residue. La confisca degli orologi, degli oggetti preziosi e della somma di denaro depositata nel libretto FUG numero 595328, sequestrati a carico di Casa Monica Massimiliano. La confisca della somma di denaro depositata nel libretto FUG 595324, degli oggetti preziosi delle autovetture Mercedes classe A targata DG817RZ, Smart Coupé targata FM743NP, sequestrati a carico di Casa Monica Pasquale in data 17 luglio 2018. La confisca degli immobili siti in Anzio, via Capri numero 26 interno 6, distinto in catasto al foglio 34, particelle 33 sub 3. 1210 e 1212 dell'autovettura Mercedes GLA targata FM605KW sequestrati nei confronti di Casa Monica Salvatore classe 1976 giusta decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del 16 aprile 2019, la confisca della somma di denaro nel libretto FUG numero 595321 degli orologi dell'autovettura Smart 2 Fortu targata EC021GX sequestrati a carico di Filippo Silvia, la confisca degli oggetti preziosi, degli orologi e della somma di denaro nel libretto FUG numero 595322 sequestrati a carico di Morelli Concetta, la confisca delle somme di denaro derivanti dalla vendita del motociclo Honda SH300 targato di X778688 autorizzata con decreto di questa G del 20/10/2020 già sequestrato a carico di Spada Domenico, la confisca del 100% delle quote della società Vulcano Gym, società sportiva dilettantistica SRL, dei beni aziendali e degli altri eventuali cespiti patrimoniali relativa alla società dell'immobile sito in Marino, frazione Santa Maria delle Mole, via Silvio Pellico 26, distinto in catasto, foglio 26, particella 1124, subalterno 503, sottoposto a sequestro preventivo e giusta decreto 26/6/2018 del GIP
presso questo tribunale, eseguito con verbale 17.7.18 a carico di Spada Domenico. Visto l'articolo 535 assolve Casemonica Antonietta dei reati di cui al capo A per non aver commesso il fatto e al capo O perché il fatto non costituisce reato. Casemonica Cesara dal reato a lei scritto al capo A dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Casamonica Consiglio del reato a lui scritto al capo UUU dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Casamonica Domenico dei reati di cessione di sostanze stupefacenti contestati ai capi NNNN in relazione all'episodio in fuori di Taledario del 22/6/2017 e OOOO in relazione agli episodi del 21 e del 28 aprile 2017 e del 23 maggio 2017 perché il fatto non sussiste, nonché al capo PPPP in relazione all'episodio del 17 marzo 2017 per non aver commesso il fatto. Casamonica Emanuel dal reato di cui al capo UU per non aver commesso il fatto. Casamonica Giovannina detta Romina classe 76 dal reato a lei scritto al capo UU dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Casamonica Guerrino dai reati di cessione di sostanze stupefacenti contestati ai capi SSSS dell'imputazione nei confronti di Fabiani Alessio e di Corsatto Deborah, limitatamente agli episodi del 31 marzo 2017 e 4 aprile 2017, di Bricic Violeta, di tale Deborah, limitatamente agli episodi del 24 marzo 2017 e 30 aprile 2017, e Cesare Massimiliano, limitatamente agli episodi del 7 aprile 2017, di quello contestato al capo DDDDD, limitatamente all'episodio del 27 febbraio 2016, perché il fatto non sussiste. Casamonica Liliana, dal reato di quel capo O, perché il fatto non costituisce reato. Casamonica Luciano, dal reato di quel capo A, per non aver commesso il fatto. Casamonica Salvatore, classe 88, dall'episodio di cessione di cocaina all'Anzimarco, contestato al capo QQQQ della rubrica, per non aver commesso il fatto. Di Filippo Silva dei reati di cui capi NNNN OOOO in relazione agli episodi del 21 e del 28 aprile 2017 e del 23 maggio 2017 perché il fatto non sussiste, nonché al capo PPPP in relazione all'episodio dell'8 maggio 2017 per non aver commesso il fatto. Di Guglielmi Angelo dei reati a lui scritti ai capi OO e PP perché il fatto non sussiste. Procelli Fabrizio del reato a lui ha scritto ai capi III della rubrica per il fatto non è previsto dalla legge come reato. Spada Celeste dal reato a lei scritto al capo WWW per non aver commesso il fatto. Spada Cristina dal reato a lei scritto al capo UUU della rubrica perché il fatto non sussiste. Spada Ottavi, Spada Domenico dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto. Tollicate dal reato a lei scritto al capo S per non aver commesso il fatto. Vecchio Andrea, dalle condotte di cessione di stupefacenti del 16 e del 22 giugno 2017, allo scritto al capo NNNN dell'imputazione perché il fatto non sussiste. Zaccaro Vito Nicola, dal reato allo scritto al capo UUU dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Visto l'articolo 531 CP dichiara non doversi procedere nei confronti di Spada Domenica in ordine al reato di quel capo NN, scusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa perché il fatto estinto per intervenuta prescrizione. Visto l'articolo 262 e seguenti codice di rito ordine, il dissequestro della somma di denaro di euro 600 sequestrato a carico di Casamonica Emanuele con verbale il 19 luglio 2017 con restituzione all'avente diritto. Dissequestro dell'orologio e degli oggetti preziosi sequestrati a carico di Guglielmi Angelo con restituzione all'avente diritto. Dissequestro della somma di euro 2450 in favore di Spinelli Giovannella con restituzione all'avente diritto. Dissequestro della vettura Toyota Yaris targata EN870XD con restituzione all'avente diritto, ponendo le spese di conservazione e custodia provvisoriamente a carico dell'erario. Dissequestro della vettura Smart Fortwo targata CK 098 MY con restituzione all'avente diritto, prendo le spese di conservazione e custodia provvisoriamente a carico dell'erario. Visto l'articolo 300,3 codice di rito, dichiara la perdita di efficacia della misura dell'obbligo di dimora applicata nei confronti di Marcello Fabrizio, giusta ordinanza del 24 luglio 2020, la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di Casamonica Asia Sara, giusta ordinanza del 6 novembre 2019, in ordine all'immediata liberazione se non detenuta per altro. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, pone a carico dei condannati l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei confronti delle parti civili costituite, per i capi di imputazione per ciascuno di esso di seguito indicati, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Libera, Associazioni Numeri e Numeri contro le Mafie, in relazione ai reati associativi e ai reati aggravati, ai sensi dell'articolo 416 bis.1 codice penale, di quei capi A da A a UUU, ad eccezione dei capi L, R, U, A, A, D, D, E, L, L, M, M, N, N, O, P, P, R, R, S, S, T, T, Y, Y, 3J, 3G, 3K, 3L, 3N, 3R, 3S, 3T. Escluso altresì il capo GG per Roma Capitale.
Associazione Nazionale per la Lotta contro la Illegalità e le Mafie Antonino Caponnetto, Associazione SOS Impresa Lazio, in relazione ai reati di cui capita A a UUU, ad eccezione dei capi L, R, U, A, A, D, D, E, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, R, R, S, S, D, T, Y, Y, K, 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 R, 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 S, 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 T, 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 nonché in relazione al capo 4Y, Associazione Ambulatoria Antiusura Ollos, Associazione Fai Antiracket Antiusura Roma Gisa Ollos, Forum delle Associazioni Antiusura, Associazione Codici Ollos, Centro per i Diritti del Cittadino, in relazione ai reati di cui ai capi A, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, Q, T, U, V, W, X, Y, Z, B, B, C, C, F, F, I, Q, Q, V, W, W, X, X, Z, Z, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 J, 3 L, 3 M, 3 N, 3 P, 3 Q. Condanna gli imputati al pagamento di una somma a titolo di provvisionale dell'importo sotto precisato in relazione al danno morale derivante dai soli reati associativi, Regione Lazio e Comune di Roma Capitale, nella misura di euro 25.000 per ciascuna parte civile, Associazione SOS Impresa Lazio, Associazione Ambulatoria Antiusura Ollus, Associazione Fai Antiracket Antiusura Roma Gisa Ollus, Forum delle Associazioni Antiusura, Associazione Codici Ollus, Centro per i Diritti del Cittadino, nella misura di euro 10.000 per ciascuna parte civile. Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite ad esclusione di Roma Capitale, che non ne ha fatto richiesta, dell'importo per ciascuna di esse sotto precisato, oltre a spese generali IVA e CPA, come per legge. Ambulatorio Antiusura Ollus, euro 4.644, Regione Lazio, euro 9.395, Associazione Nazionale per la Lotta contro la Illegalità e le Mafie Antonino Caponnetto, euro 9.305, libera 9.395, libera associazioni numeri, nomi e numeri contro le mafie, euro 6.966, Associazione SOS Impresa Lazio, Associazione Codici Ollus, Centro per i Diritti del Cittadino, Forum dell'Associazione Antiusura, tutti nella stessa misura di 6.966 euro. Visto l'articolo 110, DPR 115 del 2002, condanna gli imputati al pagamento in favore dello Stato le spese processuali sostenute dalla parte civile Associazione Fai Antiracket, Antiusura Roma Gisa Ollus per l'importo di euro 2.580, oltre a spese generali nella misura del 15%, VCPA come per legge, ad eccezione degli imputati di Filippo Silvio, Spadalizio, Terrefice Domenico, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Visti gli articoli 36 e 186 del Codice Penale, pone a carico dei condannati l'obbligo di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente sentenza sul sito interno del Ministero della Giustizia. Visto l'articolo 544, comma 3 del Codice di Procedura Penale, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione alla sentenza. Visto l'articolo 304,1 lettera C, CPP, dispone la sospensione dei termini di durata della misura della custodia cautelare durante la pendenza del termine di deposito della motivazione della sentenza. Ci sono dei provvedimenti assunti su alcune posizioni cautelari, con riferimento ad alcuni per cui erano state avanzate anche delle istanze recentemente. Per quanto riguarda l'istanza presentata nell'interesse di Casa Monica Giovannina, il Tribunale dà atto di aver esaminato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella di arresti domiciliari anche con il dispositivo del braccialetto elettronico presso l'abitazione della cugina Morelli Maria, sede in Ciampino, Visca 44, interno 6, preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, valutato il quadro polare l'esito del giudizio, rilevato che non è stata allegata alcuna dichiarazione scritta di disponibilità ad accogliere l'imputato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione da parte di Morelli Maria, persona allo stato identificata per questi motivi, visto l'articolo 299,4 ter CPP, invita la difesa istante a depositare idonea documentazione come descritta in parte motiva, manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenze. In relazione a Casa Monica Lauretta, invece il Tribunale ha preso atto che la documentazione allegata all'istanza non consente di ritenere integrata l'ipotesi per ritenere l'istanza ammissibile, essendo stato soltanto allegato un modulo di invio della raccomandata senza possibilità di aver prova dell'intervenuta ricezione, ovvero della sopravvenuta irrintracciabilità del destinatario. Quindi per questi motivi dichiara lo Stato inammissibile la richiesta. Poi ci sono dei provvedimenti che il Tribunale ha ritenuto di dover adottare d'ufficio con riferimento ad alcune posizioni la cui posizione risulta ridimensionata dall'esito del giudizio. Si tratta di Zaccaro Vito Nicola. Quindi senza che leggo tutta la motivazione, che comunque è sintetica ed esprime chiaramente il mutamento del quadro cautelare in relazione all'esito del processo, quindi revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Zaccaro Vito Nicola, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Zaccaro Vito Nicola,
come sopra generalizzato, in ordine alla scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Lo stesso per quanto riguarda la posizione di Morelli Concetta, si dà atto dell'esito processuale, della protratta durata della misura, si dà atto che la Morelli è stata condannata in relazione al capo di usura con esclusione dell'aggravante di quell'articolo 416 bis.1 codice penale, e quindi revoca la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma in atto applicato nei confronti di Morelli Concetta. Per quanto riguarda poi Casa Monica Emanuel, il Tribunale ha dato atto della durata della misura, dell'intervenuto significativo di ridimensionamento all'esito del giudizio e degli elementi di colpevolezza a suo carico, essendo stato assolto dalla più grave imputazione di reato associativo contestato al capo UU, con conseguente inapplicabilità dei criteri di quell'articolo 275 terzo comma codice rito. Per questi motivi revoca la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Casa Monica Emanuel in ordine alla scarcerazione immediata se non detenuto per altra causa. Per quanto riguarda invece le istanze, i provvedimenti di liquidazione verranno depositati adesso in cancelleria subito dopo l'udienza. L'udienza è tolta.